Wow! Guarda che posto fantastico! È tutto nuovo di zecca! È vero, è quasi bello quanto... Buongiorno, Strikers! Spero che abbiate riposato bene stanotte. Stavamo dicendo che questo posto è fantastico. Hai ragione, non è niente male. Sì! Vero! È forte! Anche a me piace. Purtroppo non faremo allenamento qui. No. No! Perché? E allora dove, coach? Vi allenerete nella foresta amazzonica. Edwin! È lui! Wow! Ci credo. Pazzesco! Non so voi, ma a me mancano i miei pesi. No, che stiamo facendo? Non credo proprio che qui potremo imparare qualcosa di interessante. Questo è il posto migliore per concentrarci sul nostro obiettivo. Il Palmentieri ha un gioco che si basa sull'istinto e la sopravvivenza. Non c'erano macchinari tecnologici quando giocavo io. Questo è il tipo di posto che riuscirà a mettere alla prova delle capacità che voi tutti neanche immaginate. Qui perfezioneremo le abilità che ci servono per battere il Palmentieri. Qui noi giocatori venivamo a plasmare le tre più importanti qualità della nostra squadra: velocità, agilità ed equilibrio. Ok, cominciamo. Mettetevi in fila e ascoltate. Ah, no, caramba, ancora con i piedi nella sabbia. Non è semplice sabbia. Queste sono sabbie mobili. Sì, per migliorare la vostra velocità porterete la palla oltre le sabbie mobili. Per te, dice sul serio? Shakes, tu sarai il primo. Io? Sì, credo proprio che dica sul serio. Che storia. Te la stai prendendo troppo comoda! Adesso, passiamo all'agilità. Questo tracciato a ostacoli naturale attraversa tutta la giungla seguendo il percorso del fiume. L'esercizio consiste nell'arrivare da un punto all'altro usando soltanto le rocce e le liane che troverete. Tu, El Matador, sarai il primo nel prossimo esercizio. Io? Devi mantenere l'equilibrio e non perdere la palla su questo tronco galleggiante. Ehi, sì, io ci sono riuscito! Ce l'ho fatta! Ehi! Se chiudete un istante gli occhi, potete anche fare finta di non essere in mezzo alla giungla, ma al contrario in un'oasi verde in paradiso, dove non ci sono creature misteriose che ti strisciano tra le gambe! Benvenuti nella giungla, signori! Qui sopravvive chi è più in forma! Chi va più in alto, il più forte, il più veloce, il più resistente! Siete stati tutti bravissimi. Sono fiero di voi. Non è un allenamento facile. A che le serve quella roba? Venga il resto. E voilà! Mi sono camuffato! Chi vuole prendere in giro? Non avrà bisogno di un travestimento, perché vinceremo noi, vedrà.
Ah, ma non siete ancora scesi in campo. E non è tutto. Io e Luisa verremo allo stadio per stare al vostro fianco, ragazzi. Giornata di Super League. I tifosi si stanno accalcando per quella che promette di essere... un'altra battaglia di Super League di proporzioni epiche! Andiamo, gli Strikers non hanno possibilità contro il Palmentieri. Sì, ma Donald è così tanto carino. No, secondo me Shakes è il più carino. Ero sicuro che i Super Strikers se la sarebbero squagliata per la paura di affrontarci. E non dimostrare che non vali quanto Edwin? Non se ne parla. Non capisco bene il tuo messaggio. Diciamo che abbiamo studiato molto dopo il nostro ultimo incontro. Mi dispiace solo che oggi non ci sia dell'altra sabbia da farvi mangiare. Allora, chi vorresti che vincesse? Papà! La squadra migliore. La domanda che tutti si stanno ponendo è: i Super Strikers avranno trovato un modo per competere con il club Palmentieri? Speriamo per loro che non si ripeta quello che è successo durante l'amichevole in spiaggia. Già, sono quasi certo che questa partita non sarà altrettanto amichevole. Nonostante si dica che si siano allenati in segreto per questa partita, i Super Strikers stanno applicando la loro solita strategia di gioco. Ottimo! Efficace fino ad ora. Malissimo. Ma quanto durerà? Passaggio estremo! La palla vola diritta da Shakes! Intervento efficace del Palmentieri! I Super Strikers non riescono a stare al passo degli avversari. La tattica della palla lunga non basterà oggi. Il Palmentieri sta attuando uno sbarramento continuo attraverso lavoro di gambe e passaggi. Adesso basta. Dancing Rasta deve essersi stufato. Beh, Rasta, se hai imparato qualcosa dalla partita sulla spiaggia, è il momento di farne uso. Pericolo per i Super Strikers. Difesa! Ronaldo lo ha fatto sembrare un gioco da ragazzi. Sì! Ricordate il nostro accordo con Edwin? Forza allora, ci vuole totale determinazione. Abbiamo imparato da uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Ricordate gli esercizi nella giungla? Mettiamoli in pratica nello stile dei Super Strikers con il cuore. Super Strikers! Vediamo se questo secondo tentativo del capitano avrà più successo del primo. Di sicuro Cool Joe sta migliorando il ritmo. Cool Joe passa a Twisting Tiger. Oh, adesso sembra che il Palmentieri sia stato cementato al campo. Nel frattempo Cool Joe si è liberato del suo avversario. Shakes ha il controllo della palla, sta per tirare dritto. No, invece la piazza nel 7. Goal! Che gol da parte dei Super Strikers! Sembra di guardare un'altra squadra adesso. Secondo te, se perdiamo, tornerà a starsene seduto sul suo divano? Scusa, chi ha detto che perderemo? Cari signori, sarebbe davvero un peccato non potervi rivedere mai più. Perché in caso perdeste, dovrei dirvi addio. Complimenti, state giocando tutti molto bene e siete tra i migliori giocatori con cui abbia mai lavorato. Ho molto apprezzato il tempo passato insieme. Vi ringrazio per aver creduto in me. Sarò orgoglioso di voi sia che vinciate o che perdiate. Vogliamo dirgli addio? Edwin, al tre! Uno, due, tre! Edwin! I tre punti in palio ce li meritiamo noi di Strikaland. Non credo proprio. Dimostrerò a tutto il mondo perché sono migliore di Edwin. I giovani attaccanti si stanno scambiando qualche parola. Che darei per sapere che cosa si sono detti? Il Palmentieri sta dominando questo secondo tempo. Ad ogni modo, i Super Strikers non si danno per vinti. Donaldo, ci sta andando giù pesante.
Qualcosa mi dice che gli Strikers abbiano ritrovato il loro ritmo. Ah! El Matador! Oh! È ora di segnare. Va pure con calma, El Matador. Già, il tempo scorre. Che forza! Meraviglioso! Ora la domanda è, riuscirà il palmentieri a mantenere il pareggio? Le carte in tavola sono cambiate! Cool Joe si è smarcato e Shakes sta cercando di trovare spazio! Sabbie mobili! Devo essere pronto per il cross di Cool Joe! Questo è per te, Edwin! Incredibile gol della giovane star dei Super Strikers! Mac, che fai? Dormi? Gli Strikers vincono la partita. I punti ritornano qui allo Strikerland. Oh, sì, fratello! Shakes, questa vittoria è tua. Sei stato tu a trovare Edwin e a convincerlo ad aiutare la nostra squadra e di conseguenza anche se stesso. Ben fatto, amico. Super Strikers, sì! Un momento! Ma questo è Edwin! Ehi, c'è Edwin! È tornato! Lei è Edwin? Sì, certo, è lui! Hai visto, papà? Nessuno si ricorda di quel rigore sbagliato. Giuro che mi riprenderò i nostri tre punti la prossima volta. Ehi, Donny! Qualcuno potrebbe aiutarti. Ci vuole una vita per diventare una leggenda, amico. Oh, devo andare ora. Ho qualcosa da festeggiare con un certo Edwin. Lo conosci per caso? Rasta, hai letto questo? Edwin ritorna per aiutare i Super Strikers. E credo che anche noi abbiamo aiutato lui. Sei stato bravo, davvero bravo.